buona sostanza, perché questa conferenza stampa oggi? Perché ho avuto la chiara impressione che da un lato, viste le tecnicalità delle cose di cui stiamo discutendo, dall'altro perché forse qualcuno anche in buona fede ci ciurla nel manico, diciamo il messaggio o i messaggi di natura tecnica relativi al bilancio che noi stiamo lanciando non sono perfettamente percepiti o puntualmente percepiti da parte e della popolazione nel suo complesso, ma anche nei confronti eventualmente anche della forza lavoro dei dipendenti e dell'autorità, che quindi giustamente da un lato si sono sentiti particolarmente preoccupati, dall'altro, se non apro però il microfono non mi sente nessuno, dall'altro che in qualche modo ha ingenerato una serie di fraintendimenti. Partiamo dagli aspetti di premessa. Non è che noi da 10 mesi vi raccontiamo delle cavolate. Il lavoro sulle merci, sulla diversificazione è iniziato ed è iniziato abbastanza bene. È iniziato ovviamente in uno degli anni più complessi per lo shipping internazionale in assoluto, e quindi è evidente che questo lavoro, che è un lavoro che prevede in questo momento la semina, non ha ancora e non avrà ancora la possibilità o il potere di incidere direttamente sul profilo delle entrate dell'ente, ancora meno sul profilo delle entrate in maniera stabile. Questo è un lavoro che stiamo facendo adesso per raccoglierne i frutti nella migliore delle ipotesi a far data dalla fine dell'anno prossimo e poi compiutamente nel 2023, anche perché anche solo lo stabilimento di nuove linee o il raggiungimento, l'accaparramento di nuove forme di traffico non ha subito nell'immediato la capacità di modificare in maniera radicale il profilo delle entrate dell'ente, però è un qualcosa che va fatto e che è iniziato. Allora, per far capire che da un lato non è vero che non ci sono segnali positivi, ci sono, ma sono segnali positivi che sono positivi in quota percentuale, non ancora in cifra assoluta, e soprattutto che prevedono un lavoro protratto nel tempo. Il secondo aspetto è che comunque il nostro elemento principale al momento di entrata rimane ancora chiaramente il gettito garantito dal crocierismo e dai ROPAX. I segnali sono molto positivi, voi l'avete visto, adesso dopodomani, sì, venerdì, all'Italian Cruise Day verranno presentati dei risultati, e verranno presentati dei risultati positivi che dicono che Civitavecchia farà entro la fine dell'anno vuoto per pieno, circa 550.000 crocieristi, il numero più alto di crocieristi in Italia, e non voglio sbilanciarmi, aspettiamo i dati di altri porti, uno dei più alti nel mondo in assoluto. Quindi un lavoro importante e significativo anche di guida, di creazione di buone pratiche, questo ente e questo porto lo hanno fatto e lo stanno facendo, però è altrettanto evidente che 550.000 sono molto lontani da 2.799, che è stato l'ultimo anno pre-Covid, è abbastanza intuitivo. È anche vero che altri porti, anche diciamo, non voglio dire più blasonati di noi, ma ben piazzati in ambito europeo e in ambito mondiale, queste cifre sul crocierismo nel 2021 non le vedranno. Quindi nel relativo molto bene, in prospettiva ancora lontani dall'ottime. C'è e ci sono aspetti tecnici che io cercherò di semplificare, proprio perché appunto l'intento di questa conferenza stampa è quello di dare delle informazioni accessibili e comprensibili al cittadino, fra virgolette, medio, e non intendo medio con un tono diminutivo, ma con appunto sprovvisto delle competenze di natura squisitamente tecnica relative alla lettura, alla capacità di capire un bilancio, peraltro un bilancio di un ente pubblico non economico, che non è neanche facilissimo di per sé. La struttura del nostro bilancio, così com'è oggi o così com'era ieri, e noi ci stiamo intervenendo già col piano di risanamento, è una struttura, se mi passate un esempio, una metafora di natura meccanica, è un motore che è tarato per funzionare sempre fuori giri. È un motore che è tarato per funzionare sulla massima entrata del miglior anno possibile.
farò un esempio di casa, voi nella vostra vita professionale come me avrete avuto diversi salari, alcuni migliori, alcuni peggiori. È come se voi aveste tarato il profilo delle vostre spese sia di parte corrente che di conto capitale, cioè da partire dal mutuo fino alle spese del sabato e della domenica piuttosto che delle vacanze, sempre e solo esclusivamente sul massimo stipendio che avete mai preso in vita vostra. Come se non ci fosse mai la possibilità, tra virgolette, toccando ferro, di essere licenziati o di ricevere un salario diverso, di cambiare semplicemente lavoro o sono cambiate le condizioni. Questa è la struttura del bilancio di questa autorità, quindi è una struttura che prevede un livello di entrate molto alto e soprattutto altrettanto rigido è il profilo delle uscite, con un sistema congegnato o strutturato, pensato insomma sulle quattro SIEG fondamentalmente, e con, ed è oggettivo e non lo dico io e non c'è nessuna forma di malizia o di cattiveria nel dirlo, è con una struttura dei costi del personale interni estremamente alta paragonata alla media delle altre autorità di sistema di pari consistenza numerica. A questo e a questa grande rigidità di entrate e uscite fa coppia una serie di dati che forse è opportuno ricordare, perché poi ho capito che qui c'è una memoria molto, molto breve, e che sono relativi fondamentalmente a sia l'andamento delle tasse portuali in base alle tonnellate di merci raggiunte, scusatemi, sia relativo, scusate, prendo anche proprio la giusta dizione, all'andamento entrate correnti tonnellate appunto. Allora, noi abbiamo avuto un andamento, perché fondamentalmente le entrate serie dell'ente sono canoni, tasse portuali e tasse di ancoraggio in buona sostanza. Allora, noi abbiamo avuto un andamento tasse portuali tonnellate che insomma passa dal 2016 con un 12 circa milioni di tonnellate e 16 circa milioni di euro a il 2020 con un 6 milioni di euro e 8 milioni di tonnellate, un crollo verticale ben prima del Covid, lungamente prima del Covid. E ancora peggio, se anche proprio da un punto di vista grafico, l'andamento delle entrate correnti rispetto alle tonnellate di merci. Nel 2016-2017, 70 milioni di euro di entrate correnti con circa 11-12 milioni di tonnellate di merci, e finiamo il 2020 e leggermente meglio, ma comunque nel 2021 con 40 milioni di euro dei 70 che c'erano e circa un numero di tonnellate pari a da 7 a 8, insomma, fondamentalmente. Allora, questo che significa? Che sicuramente il Covid ci ha dato una bruttissima botta, specialmente 2 anni di seguito di Covid, però non è che le magagne, tra virgolette, uso volutamente questo termine, del nostro bilancio fossero o siano state esclusivamente relative a Covid. Covid, ho detto anche nella volta scorsa quando si parlava di bilancio, Covid è proprio, siccome c'è il parallelo, il nostro bilancio sta male perché è un caso di comorbilità. Il Covid ci ha attaccato su un corpo che era già malato e su un bilancio che stava già non in salute. Ergo, l'aggressione da parte del Covid, il crollo verticale fino al 99,7% del traffico passeggeri nel 2020, hanno aggravato in maniera importante una situazione che comunque si sarebbe dovuta affrontare. Non devo ricordare a voi che siete giornalisti di esperienza e a lungo che seguite questa autorità quali siano state i richiami formali, puntuali, da parte della Corte dei Conti, da parte dell'ispezione ministeriale, da parte dell'ispezione dell'ANAC. Qui non è che non siano mai venuti a dare le totò sulle manine come si fa all'asilo, sono venuti e non è che hanno dato le totò, hanno dato delle mazzate clamorose. Ora,
nel corso degli anni si può, come dire, sperare sempre, no, nel piazzare il momento del Redde Rationem a piedi lista, no? Ci sono varie formule di approccio ai problemi, una delle quali è fare un calcolo statistico di quando potrebbero affiorare i problemi, chiedere se ci si sarà lì personalmente e bellamente fregarsene, no? Se il calcolo probabilistico dice all'80% è probabile che io non ci sia, se ne fa da carico chi è dopo di me. Io non ho, personalmente, ma anche dal punto di vista manageriale, non ho mai avuto questo approccio, perché ritengo che si debba esercitare la massima attenzione, la massima prudenza e la massima capacità operativa nei confronti dell'ente che in quel momento si presiede, non tanto, non solo perché vorrei evitare di farmi sputare dietro la prossima volta che dovessi venire a Civitavecchia e non fossi più presidente, ma perché è giusto così, e perché l'unica cosa che rimane a un manager, a un leader, a un vertice di un ente, è quel poco di nome e di credibilità che è riuscito a costruirsi negli anni. Ora, io sono arrivato il 16 di dicembre del 2020, non sto cercando scuse, non voglio scuse, io ritengo che abbiamo lavorato moltissimo in questi mesi e abbiamo lavorato su molti fronti, abbiamo cercato di recuperare molto il rapporto con i territori, sia a Civitavecchia che a Fiumicino che a Gaeta, in alcuni casi facendolo anche in maniera molto puntuale. Rivendico con una grande soddisfazione il rapporto proprio buono che abbiamo costruito con col comune e col territorio di Gaeta, con una serie di interventi proprio anche fisici importanti sulla città, anche su cose piccole ma che hanno migliorato significativamente la viabilità urbana, la nuova rotonda di accesso, il lungomare, se volete poche cose, però in una città dove tutto il lungomare è in mano all'autorità di sistema portuale, noi abbiamo la responsabilità, quindi, di garantire o meno al gaetano una fruibilità del lato acqua della propria città. E chi è stato a Gaeta sa che fondamentalmente l'autorità di sistema portuale ha tutto il fronte acqua. Quindi quel lavoro fatto con Gaeta, il lavoro fatto con Civitavecchia, sul quale, non dimentichiamolo, noi abbiamo risolto una serie di, chiamiamoli, precontenziosi pendenti con l'amministrazione comunale, con la sigla di un accordo, con una serie di impegni molto puntuali che noi ci siamo presi, anche se volete in maniera egoistica, a discapito di noi stessi, nel senso che ritengo che alcuni accordi come quello sull'arretramento del Varco Fortezza o l'impegno sulla Frasca siano impegni importanti e significativi. Non è stato detto sufficiente, ma noi abbiamo messo il doppio dei fondi a disposizione per fare i rilevamenti dell'inquinamento dell'aria con una campagna ulteriore assieme a ARPA Lazio, proprio per essere sicuri che i dati e che le risultanze siano il più possibile, da un lato, rispondenti alle esigenze del porto, cioè di far arrivare più navi e più passeggeri possibili in questo caso, ma anche che non ci siano situazioni di impatto negativo sulla qualità della vita delle persone che vivono nel territorio. Quindi un lavoro, un impegno noi l'abbiamo messo in campo. È chiaro che non si riusciva e non si poteva fare tutto in un attimo, tra l'altro ribadisco, non siamo nell'anno della ripartenza, siamo ancora nell'anno della curva negativa, non dimentichiamoci che noi stiamo cominciando a vedere, che ne dica magari qualche portuale di qualche altra città, risultati positivi, perché dall'estate in poi è stata messa in atto un'importante campagna vaccinale che piano piano ci sta facendo uscire come pianeta da una situazione tragica e disastrosa. E di questo apro chiudo la parentesi, io ringrazio moltissimo l'impegno e la serietà di tutti i lavoratori del porto, le autorità di sistema portuale che ha raggiunto picchi di vaccinazione del 95%, della compagnia portuale Civitavecchia che ha vaccinato l'85% e di una media complessiva di tutti gli operatori portuali che supera il 70%. Questo significa che tutti hanno capito che questo porto, il più colpito appunto dal Covid, non poteva che ripartire, non può che ripartire nella misura in cui sto benedetto Covid lo rendiamo innocuo o lo rendiamo il meno pericoloso, il meno gravoso possibile. Avete visto che altre realtà portuali italiane, per certi versi inspiegabilmente, non hanno preso questa piega. Quindi io sono estremamente grato dello spirito di impegno, di dedizione e anche di
amore verso il proprio porto che tutti, non solo i dipendenti dell'autorità, hanno dimostrato. Poi noi abbiamo cercato di fare del nostro, dal centro tamponi al centro vaccinale, all'impegno per vaccinare i marittimi, anche in questo caso non lo diciamo a sufficienza, ma poi alla fine noi ci siamo fatti carico con la ASL e con la Regione Lazio di vaccinare 16.000 marittimi, a prescindere dalla nazionalità, a prescindere dal loro essere cittadini europei, insomma misure che poi si stanno dimostrando efficaci, perché il giorno appunto in cui il Covid molla la sua presa, o meglio sulla capacità di poter vivere una vita normale, noi torneremo ad avere le entrate principali ancora per il momento, che sono garantite principalmente dai crocieristi e dai passeggeri Ropax. Allora, in questo senso, no, quando qualcuno, anche dei dipendenti, dice: ma Presidente, ma lei sta dicendo che il porto va bene? Certo che va bene nel 2021, ma noi avevamo una serie significativa di perdite e di merci e di entrate che è partita molto tempo fa, sul quale è arrivata l'ulteriore magagna del Covid. Poi dimentichiamo sempre che oggi noi abbiamo ancora 33 milioni di euro, grosso modo, fermi nel fondo rischi, con un numero di contenziosi mostruosi a carico di queste autorità. Quindi, oltre alla rigidità delle entrate, alla rigidità delle uscite, noi per uscire con la testina dal pelo dell'acqua e avere le due narici fuori dall'acqua, noi dobbiamo fare 33, cioè partiamo da meno 33, dobbiamo arrivare a zero, e dal meno 33 tirar fuori la testina e fare questo lavoro. Quindi non era proprio la condizione ideale. Anzi, mi permetto di dire, ecco, io ci scherzo sopra, ma non troppo, io ho pigliato non la pagliuzza più corta, la micro pagliuzza più corta, perché è stata la tempesta perfetta, tutte le eventualità e tutte le negatività che sarebbero potute insorgere, magari in tempi diversi, sono venute tutte al re per azionem, quando è arrivata la presidenza del sottoscritto. Però non solo non mi lamento, ma mi perdo d'animo, perché io vedo invece tutte le condizioni e il potenziale per poter fare quel lavoro serio di ripartenza, e di ripartenza non tanto e non solo degli scali, quanto dell'intera economia del Lazio, di cui noi vogliamo essere un motore importante a seguito del PNRR, a seguito dell'istituzione della ZLS e a seguito dell'istituzione, o meglio dell'apertura di un dialogo forte con tutte le realtà produttive attuali e future, che possono attraverso i porti del Lazio trovare casa in questa regione e non in un'altra. Anche in questo caso, ma Presidente, lei ha fatto un sacco di annunci sui soldi che arrivano al PNRR. Sì, certo, ve l'ho spiegato anche l'altra volta, questi sono fondi per infrastrutture, sono fondi cosiddetto conto capitale. È come se voi aveste una parte della vostra paga, è già vincolata, ma è vincolata solo esclusivamente o all'affitto di casa o al mutuo della casa. Quei soldi lì non è che li potete spendere per andare a mangiare la pizza il sabato. Quindi tutti quei soldi che siamo riusciti con grande fatica e con grande collaborazione istituzionale, dai sindaci alla regione, allo Stato, che ha capito la bontà delle nostre proposte e ci ha dato 160 milioni sul lato infrastruttura, 22 sul lato ecologico di transizione energetica, quindi non pochissimi soldi, quei 182 milioni sono però 182 milioni che io non posso toccare per coprire la spesa corrente. Per tornare all'esempio di prima, io li devo spendere solo esclusivamente per pagare il mutuo di casa, per fare opere, non per pagarmi la pizza o le bollette a fine mese. E quindi scorporateli, quei 182 non esistono, sono un fondo che per coprire i 4 che mancano adesso, 3, 8 e 90, non sono toccabili. Anzi, qual è il paradosso? Che se noi andassimo a bagno, scusate il termine, paradossalmente con la parte corrente, non avremo nemmeno l'operatività di poter funzionare per fare la parte di conto capitale, ok? Io ci tengo che passi almeno il messaggio di chiarezza. Io sto cercando di fare gli esempi più basici, vi chiedo scusa se sembro un po' troppo prosaico, ma sto cercando di parlare, faccio sempre gli esperimenti. Mia mamma ha 82 anni, quasi 83, quando riesco a spiegare a mia mamma le questioni di bilanci, allora normalmente vuol dire che, non perché mia mamma sia particolarmente tonta, poverina, anzi è una donna estremamente intelligente, ma perché ovviamente non ha
non è così avvezza ai bilanci delle autorità come spero di esserlo io. Quindi quando traduco per lei e funziona, tende a funzionare anche per le altre persone. Io voglio che sia chiaro questo, perché sennò sembra che io sono qua a giocare come Silvan con i bussolotti, no? Un po' c'è la sorpresa, un po' no. No, è molto chiaro. Ci sono fondi che arriveranno di parte in conto capitale, che saranno essenziali e fondamentali per creare e sviluppare il porto del futuro, ma finché non mettiamo in ordine una volta per tutte, non saniamo una volta per tutte il profilo di entrate e uscite di spesa corrente, noi vivremo sempre con l'angoscia della comorbilità, della ricaduta, ci prendiamo un'altra polmonite, 40 febbre, boom, capito? Allora, non mi interessa, onestamente, giuro, lo potrei fare, l'avrei potuto fare, molto, no? Tutte le nuove amministrazioni tendono a dire, tutta colpa di quelli di prima, l'ho detto una volta e solo perché mi hanno tirato per la giacchetta, anzi mi hanno tirato 7 volte per la giacchetta e quindi non riuscivo a non scrollarmi di dosso il settimo strattone. Non parlo, non cerco responsabilità pregresse, non è il mio lavoro, non è il mio compito, ma sono stato mandato qui dal governo nazionale e anche dal Parlamento, che nei due rami, nelle due commissioni, ha votato e ratificato la mia nomina, con un mandato molto preciso: fai funzionare questi porti, falli ripartire, dai una prospettiva a questi porti. Non essendo la Madonna, non avendo poteri taumaturgici, non è che sono potuto arrivare e fare dei miracoli. Ho la fortuna di avere un ottimo segretario generale e un ottimo team di dipendenti dell'ente che ci hanno dato una mano, che mi hanno dato una mano e che ci stanno dando una mano a funzionare, e quindi a maggior ragione io sono particolarmente in difficoltà questa settimana, perché se non arrivano, io spero che sia un'ipotesi del tutto teorica, ma se non arrivano i fondi previsti per i ristori delle autorità di sistema portuale che non hanno avuto sufficienti diritti di uso e di porto negli ultimi 2 anni, noi saremo costretti in maniera drammatica a scaricare una parte di queste responsabilità di gestioni precedenti e di questa struttura del bilancio particolarmente, appunto, rigida sia sotto il profilo delle entrate che sotto il profilo delle uscite, all'ultima delle categorie a cui avrei voluto scaricare alcunché, che sono i dipendenti di questa autorità, che peraltro hanno dovuto nel corso degli anni pagare spesso e volentieri lo scotto di essere sul territorio considerati come una specie di privilegiati di primo ordine. Non è vero, non è così, sono dei dipendenti che hanno dimostrato in questi 10 mesi di mandato un livello altissimo di professionalità, e che se abbiamo ottenuto dei risultati positivi è soprattutto grazie a loro, perché il Presidente stabilisce delle linee e delle direzioni, poi il Segretario le concretizza in misure da implementare, ma poi a scalare tutti i dipendenti dal primo, fra virgolette, dei primi livelli all'ultimo dei quarti livelli, non ultimo in senso qualitativo ma numerico, hanno e danno un contributo, fra virgolette, alla causa, al lavoro di squadra. Si vince tutti assieme, si perde per colpa del Presidente. Questo è normalmente lo sport italiano. Ad ogni buon conto, è evidente che non è questo il senso, però è altrettanto evidente che io, per fortuna o per testardaggine o forse anche per magari mezzo grammo di bravura, nella mia vita privata e pubblica non ho mai portato un bilancio in rosso. A ogni costo, e citando il nostro primo ministro, quando nel 2011 ha salvato l'euro, ha detto whatever it takes, a qualsiasi costo lo faremo. Noi a qualsiasi costo abbiamo intenzione di far ripartire questo sistema portuale, perché questo sistema portuale, lo dico sempre con grande orgoglio ma anche con assoluta consapevolezza che è così, è un elemento di utilità e di potenziale crescita sicuramente per l'economia del Lazio, ma anche per l'intero paese. Dimentichiamo che appunto questo porto può essere fondamentale sia nella direttrice nord-sud ma anche in quella est-ovest, che è lontano anni luce dal massimo potenziale esprimibile, che abbiamo dei deficit infrastrutturali nel retroporto, che non sono figli nostri. Noi l'altro giorno, proprio perché ho fatto farmi una ricerchina, la prima interrogazione parlamentare che parla della Civitavecchia Orte è datata 1968, 10 anni prima che io nascessi, 53 anni fa.
Ora sono 18 chilometri, 53 anni, insomma, anche un po' di più, ma insomma, voglio dire, ancora ne stiamo parlando, ancora ne stiamo parlando in via teorica e forse anche quasi in via onirica, no? E quindi è evidente che se si vuole far sì che noi si possa fare il nostro lavoro, noi dobbiamo farlo fino in fondo, ed è quello che stiamo facendo col bilancio, perché stiamo mettendo in piedi azioni sul bilancio che stabilizzano l'immediato, ma poi ci fanno uscire con un bilancio in salute anche dopo che Musolino, spero il più tardi possibile, perché mi piace molto fare il presidente di questa autorità, non sarà più presidente di questa autorità, ci sarà un bilancio che al netto di nuove pandemie o di crisi planetarie potrà stare sulle sue gambe e non essere sempre alla mercé del che famo a ottobre, che invece sta diventando in qualche modo una specie di refrain abbastanza sgradevole. E poi chiaramente però dobbiamo avere tutti gli strumenti che tutti gli altri porti possono rivendicare. Se mancano delle strade, dei collegamenti fondamentali o poco, io con tutto il team e con tutti i ragazzi e le ragazze dei Termina, gli uomini e le donne, i professionisti dei Termina, portare nuove navi, nuove merci, se poi io devo passare per l'arco di Monte Romano coi camion, o peggio mi sento se devo andare giù a Gaeta attraverso la Flacca. E allora bisogna che tutti si mettano nell'ordine delle idee di far funzionare questo porto, questo sistema portuale. Noi peraltro ci sono una serie di interventi significativi che non si vedevano da anni, il nuovo porto commerciale di Fiumicino col primo lotto funzionale che dovrebbe partire nel primo semestre del 2022, circa 30 milioni di euro di investimento, il più grande investimento pubblico a Fiumicino credo dai tempi dell'aeroporto, con tutta una serie di ricadute positive al di là dell'aspetto commerciale del porto peschereccio, che permetterà finalmente alla più grande flotta pescherecci del Lazio di avere una sistemazione degna di questo nome, libererà spazi significativi lungo il porto canale, permetterà la delocalizzazione di un paio di cantieri che sono letteralmente in centro città, migliorerà complessivamente la vita e le opportunità di tutti gli abitanti di Fiumicino e forse ci permetterà anche di fare un lavoro importante sia sulla parte di pesca sia sul recupero, diciamo, dell'ultimo tratto di vivibilità e di utilizzabilità del fiume Termina. E a Gaeta, dove abbiamo fatto una serie di interventi significativi anche sul lato banchina, dove sta cominciando a muoversi un buon giro di merci e un buon giro di attività, e nuove ne stanno arrivando. Così come su Civitavecchia, dove anche in questo caso l'abbiamo detto, l'abbiamo lanciato, ma poi l'unica linea diretta con la Cina in questo momento presente in Italia, non ce l'ha Trieste, non ce l'ha Genova, ce l'ha Civitavecchia, con due navi che stanno viaggiando cariche, con un numero di richieste di prenotazione a bordo della nave ben superiore alla disponibilità di stiva, che sta dimostrando quasi per miracolo che non c'era la maledizione di Montezuma sull'impossibilità di fare contenitori a Civitavecchia, perché appena è stato possibile piazzarne, improvvisamente queste navi si stanno riempiendo. Con un transit time, si stanno riempiendo, è un dato di fatto. Sono piene, stanno viaggiando a pieno carico, certo, qui. E però stanno funzionando, stanno viaggiando a pieno carico e in ogni caso non c'è nessuno in Italia che può garantire di arrivare dalla Cina in 20 giorni con i propri contenitori. E quindi non era per nulla scontato e lo stiamo facendo in questi 10 mesi. Però siccome io dal momento in cui sono arrivato non ho mai avuto un grammo di serenità sotto il profilo del bilancio, ricordiamo che io sono arrivato il 16 di dicembre, il 15 di dicembre era stato bocciato il bilancio di previsione, no sospeso, no rinviato, bocciato. Ricordiamo anche che la bocciatura del bilancio nella redazione della legge 84-94 precedente avrebbe comportato l'automatico commissariamento dell'ente, che non c'è stato perché c'è stato il cambio di presidente. Quindi io non solo mi sono beccato la pagliuzza più corta, ma mi sono beccato la pagliuzza più corta con la, come dire, spada di Damocle che avrebbe dovuto pendere sulla testa di qualcun altro. Allora, noi stiamo lavorando con il governo nazionale, con la regione, affinché questi ristori, non sono aiuti, sono ristori, li avremmo dovuti avere quei soldi, e non è colpa nostra se c'è stata la più grande pandemia
dal 1917, anno della Spagnola, che ha cancellato l'intero traffico crocieristico. Quindi li aspettiamo dal 2020, è praticamente la fine del 2021. Voi sapete, quando sono arrivato mancavano 10 milioni, li abbiamo portati a zero tecnico ad aprile. Se anche dovessimo fare questo nuovo bilancio a meno 3,8, noi avremmo reperito nel corso di un anno solare 14 milioni di euro senza aver ricevuto un euro di trasferimento dallo Stato. Non era proprio scontatissimo e non è facilissimo farlo. Ed è evidente che da qualche parte, quando tagli 14 milioni nell'arco di meno neanche 12 mesi, qualcuno si risente. È ovvio che si risenta. Però è altrettanto ovvio che io non è che ho nascosto dei dobloni a largo della Pace o assaltato qualche isola tropicale sperando di trovare il segreto del tesoro del Capitan Morgan, no? E quindi noi aspettiamo e ci attendiamo che il governo nazionale, così come pare che in queste ore stia succedendo, proceda con l'approvazione anche attraverso il passaggio parlamentare del decreto che deve prevedere appunto questo fondo per i ristori alle autorità di sistema portuale che hanno perso i diritti di porto, che non hanno avanzo di amministrazione disponibile. Ma siccome la scadenza del 31 ottobre è una scadenza di legge detassativa per l'adozione del bilancio, noi comunque presenteremo un bilancio, tra virgolette, di tagli, cioè di recupero di questi 3 milioni 8 e 90, sapendo poi che se arrivano i fondi da qui a fine anno, essendo questo il bilancio che scatta quel primo di gennaio, teoricamente sono tagli o riduzioni che rimangono almeno nel grosso sulla carta, perché non vedranno mai l'effettività, perché nel frattempo arriveranno i fondi di ristori. Il che non significa che poi noi faremo tutto come prima, una serie di azioni di riduzione, di compressione di costi, di razionalizzazioni sono comunque messe in campo e saranno comunque messe in campo, proprio per quello che vi dicevo prima, cioè per cambiare radicalmente la prospettiva sulla quale è basato e incardinato il nostro bilancio e uscire una volta per tutte da questa struttura eccessivamente rigida, quella che vi dicevo prima, che sta sempre sul fuori giri. Però un'altra cosa farlo sempre tagliando e basta, è un'altra cosa è facendo tagli, interventi, sgranati del tempo e razionalizzazione, e dall'altro lato essere rimessi nelle condizioni di avere una condizione minima di operatività, che è quella che non abbiamo mai avuto almeno in questi ultimi 10 mesi da quando io ho avuto l'onore di diventare presidente. Quindi ci tenevo a dare delle informazioni, ripeto, non so se sono riuscito a tradurle il più accessibilmente possibile, però era importante che cominciassimo a dire, a chiamare le cose come stanno, perché sennò poi c'è sempre il fraintendimento che poi alla fine è tutta colpa di quelli che stanno in autorità. E non è così. Anche sugli aspetti relativi, ci torno proprio puntualmente, anche sugli aspetti relativi al personale, noi abbiamo messo in campo anche una serie di azioni che sono a tutela del personale stesso, perché l'adozione del regolamento sugli ad personam, l'adozione del regolamento sulla reperibilità toglie l'arbitrio del principe alla concessione di questi eventuali emolumenti addizionali o comunque forme di pagamenti ulteriori rispetto alla paga tabellare. Perché? Perché intanto è fissato un regolamento a monte, perché è verificabile, perché è assolutamente applicabile a tutti i dipendenti e perché ha delle fasce di emolumento definite e molto chiare, peraltro sono tre, la massima della quale arriva a 800 euro, copiato paro paro da quello del porto di Genova, che è lì da parecchi anni e che non è mai stato impugnato. Ho fatto, signor segretario, semplicemente un ragionamento di opportunità, lo prendiamo, porto più grande che c'è in Italia, quello che non ha mai avuto nessuna impugnazione del regolamento, se va bene là, andrà bene dappertutto. Però non c'ha valore retroattivo. Non ha valore retroattivo perché, e lei ha perfettamente ragione Campogiani, però vede, io mi posso muovere all'interno dei confini stabiliti dalla legge, purtroppo, o per fortuna, non sono l'ispettore Callaghan con la 44 Magnum, anche se ogni tanto nel buio della mia stanza a letto me lo sogno, mi piacerebbe essere, no, sto scherzando, lo spiego così e poi mi portano in galera. Noi non abbiamo la possibilità di agire retroattivamente, paradossalmente, sugli ad personam.
perché consolidata giurisprudenza dei tribunali del lavoro italiani ha stabilito che la persona, una volta concesso, erogato e incassato, almeno nella maggior parte dei casi è stato reputato così, diventa parte integrante del salario e in questo modo diventa diritto, come dire, inalienabile, non toccabile nei confronti del lavoratore. Mentre lo può essere, come dire, è oggetto, può essere oggetto di maggior flessibilità la negoziazione di forme contrattuali, come appunto la contrattazione di secondo livello, che in quanto appunto contratto prevede un ambito anche di negoziabilità e di negoziabilità futura. Se lei mi dice come mai si è fatto questo, io non lo so, però diciamo che ha avuto come risultato, non credo fosse nell'intenzione, anzi spero non fosse nell'intenzione, ma come risultato finale ha avuto che lo stratificarsi di varie botte di ad personam erogate nel corso del tempo hanno portato all'insostenibilità dell'insieme delle stesse. Io faccio degli esempi, come dire, di vita vissuta. Io a Venezia avevo un numero estremamente limitato di ad persona e in 4 anni non ne ho dato neanche uno. Neanche uno. Non perché fossero dei cattivi dipendenti, anzi, qui come lì, fior fior di professionisti, però non ritenevo che ci fossero le condizioni per dare qualcosa in più di quanto non fosse quello che ha previsto la paga tabellare. Qui, mi collega segretario, se dico una cifra sbagliata, su 107 in organico effettivo, 85% ha una forma ulteriore di indennità specificamente disegnata appunto ad personam, che poi alla fine, bellissimo termine latino che significa data personalmente a te, in tui tu persona, te la do a te Mario Rossi, te la do a te soggetto X. Ora, è chiaro che l'istituto della persona dovrebbe essere appunto quell'istituto eccezionale che su X soggetti limitati nell'ente a cui non si può dare di più, ma che hanno dimostrato uno sforzo, una capacità, delle qualità, una dedizione all'ente superiore alla media, non potendo fare altro, non potendo aggiungere al secondo livello, si fa la persona perché quel soggetto ha dimostrato di meritarsi un pezzo in più, come la medaglia dei soldati. Non è che tutti i soldati che vanno in guerra tornano con le medaglie, torna un numero limitato dei soldati che vanno in guerra con le medaglie, quelli che hanno dimostrato una dedizione, un impegno, un valore superiore alla media di quella che si ritiene debba essere la media del valore dei soldati che stanno in guerra. Scusate la metafora. Se l'85%, per vari motivi, ribadisco, non cerco le responsabilità, però io ho una foto davanti, non posso far finta di non vedere quella foto. Questa cosa è evidente che ha un peso, una ricaduta, e se poi andiamo a fare una media ponderata con quelle che sono i costi del personale delle altre autorità di sistema portuale italiane di pari dimensione, vediamo che stiamo nella forchetta parecchio alta. Quindi, scusate, togliamo le merci quasi in caduta libera dal 2016, togliamo il costo del personale molto alto, la rigidità del sistema di entrate e uscite, la rigidità del sistema delle SIAG, aggiungiamoci come pizzico di peperoncino 2 anni di Covid, scusate il termine, è un miracolo che sono ancora seduto su una sedia, che non sono venuti già a pignorarsi, insomma. E quindi è inevitabile, a nessuno piace fare i bilanci di tagli, ancora meno a me piace fare i bilanci di tagli quando devo tagliare, ribadisco, sul personale con il quale lavoro tutti i giorni e con il quale ho una relazione tutti i giorni. Però ancora peggio, e sarebbe, direbbe, se ho delle qualità come buon, spero, dirigente pubblico, dimostrerei di non averne neanche una, se non intervenissi subito e in maniera puntuale per cercare di mantenere e dare una prospettiva concreta di vita e di operatività all'ente che presiedo nei prossimi anni. Cioè non può essere sempre che la mettiamo, appunto, come dicevo prima, sulle spalle di chi verrà dopo, puntando sull'opportunità magari di non esserci noi qui. Non è il modo con il quale sono stato
educato a fare niente, non tanto e non solo il presidente e autorità del sistema portuale, ma anche quando avevo lavori molto meno prestigiosi e molto meno importanti. Quindi da questo punto di vista lo scopo, l'obiettivo, ovviamente adesso ci apriamo anche alle domande, ma l'obiettivo di questa conferenza stampa era dare delle indicazioni puntuali per far capire A, che cosa stiamo facendo, B, perché lo stiamo facendo e C, perché i messaggi che, come dire, il cittadino medio può vedere contraddittori, arrivano un sacco di soldi, stanno arrivando le nuove navi, ma allora come mai non sono i soldi? Perché sono due robe diverse, perché sempre restando all'esempio o a degli esempi casalinghi, sì, stiamo andando bene, abbiamo un nuovo lavoro e stiamo funzionando bene, ma abbiamo fatto tanti di quei buffi con le carte di credito negli anni passati che ci verrà un po' di tempo prima di tornare a zero. Ecco, questo è un po' il senso. E ci tenevo perché io vivo qua, vivo la città, circolo, vedo a piedi peraltro quando più posso in giro per la città, ci tengo a che i civitavecchiesi sappiano e capiscono che cosa stiamo facendo, perché noi siamo un pezzo importante di territorio, se vogliamo essere sempre di più al servizio del territorio, quindi è importante che il territorio capisca che cosa stiamo facendo, non che ci veda come una specie di tecnocrati chiusi dentro alla stanza. Però non è facile, non è stato facile, anzi io sogno il momento nel quale, oltre a Varecchina, Mocio e Cazzuola con lo stucco, potremmo anche fare un lavoro di costruzione, perché questi 10 mesi qua ho semplicemente, assieme al segretario generale, ancora più di me, abbiamo lavorato per tamponare, sistemare e galleggiare sopra la linea del naso, fondamentalmente, come vi dicevo prima. Quindi ci sarà un momento che speriamo sia nel più breve tempo possibile, nel quale faremo anche la pars consequence, non solo non parte destra, ma la parte conservatrice, no? E quindi volevo che fosse chiaro questo, perché avevo percepito che, tra l'altro, poi ho imparato a conoscere un po' Civitavecchia, ci sono anche i profeti di sventura, ma alcuni dei quali non è che sono profeti di sventura, auspicano la sventura, perché nella sventura del porto in qualche piccola nicchia ci hanno fatto dei bei soldoni. Ecco, io vorrei a questi profeti di sventura togliergli il sorriso, ecco, e invece far sì che il porto sia un porto che funziona, non il miglior porto del mondo, ma che funziona nella media alta dei porti italiani. Io sono convinto che possiamo toglierci più di qualche soddisfazione negli anni a venire, ancora di più. Non lo riusciremo mai a fare se continueremo ad avere sempre una situazione traballante, incerta e poco chiara nei confronti del bilancio. Ecco perché ho voluto questa conferenza stampa, mi scuso se sono stato molto lungo, ma vi ho dato una serie di informazioni. Ovviamente sono disponibile alle domande, poi c'è il segretario generale anche per le parti più tecniche, nel caso in cui aveste qualche domanda più puntuale. Una domanda. Prego. Una domanda a ciascuno, possiamo fare più domande perché c'è le parecchie cose da dire. Allora, buon dì che io mi dica, allora, quante domande hai in mente lei? Perché se ne ha più di 10, direi non è opportuno nei confronti delle colleghe, anche per... No, 6. No, già 5 a testa, 5 a testa. No, 10, 9. Vabbè, un paio è condenso sul segretario generale. 5 a testa. Allora, mentre in quell'ultima parte qui faceva riferimento a lei sulla questione del personale e le azioni che sono state fatte a tutela dello stesso personale, il regolamento, eccetera, no? Abbiamo anche il rapporto di Genova, dove non ci sono state contestazioni, quindi nel corso degli anni sembra poi acclarata la situazione, quindi che si va avanti. Siccome sono stata per tanti anni segretaria del CGL e locali con varie difficoltà, non ho mai condiviso questa indennità del personam, se non, come faceva riferimento lei giustamente, a casi eccezionalissimi di estrema, no? Valore di esclusività che non poteva essere contemplata dal contratto, comunque dalle varie forme di contrattazione. Vengo alla questione, alla domanda, il rapporto con le organizzazioni sindacali. Al momento, che mi vuole dire, non mi ha battuto, spero che non mi ha ripresa, non è più naturalmente i tempi dei miei ricordi, è quali sono quei rapporti con le organizzazioni sindacali per la tutela delle condizioni attuali, perché non vengano ulteriormente toccati gli stipendi, le retribuzioni, quant'altro, eccetera, mantenendo anche quello che hanno garantito sino ad oggi e non si vada indietro.
anche se io condivido che in alcune situazioni sarebbe, vado un po' fuori dal seminato proprio questo sindacato, e secondo me vanno valutate le situazioni e quindi va condivisa anche da parte del personale, che se c'è una situazione di difficoltà si lavora tutti perché il progetto comune vada avanti un po' nell'interesse globale. Allora, rapporto con le organizzazioni sindacali da quando noi ci siamo insediati come amministrazione è stato sempre improntato alla massima correttezza, trasparenza e chiarezza nei messaggi. Non abbiamo mai né cercato di indorare la pillola né cercato di raccontare storie a nessuno nei vari temi. Campogiani ne segue alcuni, lo sa. Insomma, abbiamo sempre cercato di dire la verità, perché io ritengo che il rapporto diretto e il lavoratore meriti, il lavoratore interno ma o il lavoratore in porto meriti come minimo la verità, la trasparenza e la chiarezza del messaggio. Dopodiché io, così, facciamo finta che non sono presidente dell'autorità di sistema portuale, però per arrivare a 91 ad personam, no, si arriva magari a 10 ad personam, poi 15, poi 17, poi 25, poi 52, non è che sono cresciuti come funghi nella notte, non è che sono stati dati in blocco, e a quanto mi consta esistevano anche in itinere le organizzazioni sindacali, le quali però non hanno fatto forse i giusti conti, le giuste riflessioni in prospettiva e in prospettiva futura. Io adesso uso un termine forte, mio povero papà, che non c'è più da tanti anni, ma che è stato un dipendente del provveditorato del porto di Venezia per quasi 40 anni, quindi è stato un collega dei miei attuali collaboratori, mi ha cresciuto con l'idea che il sindacato è l'aristocrazia del lavoratore e dovrebbe essere la parte più alta, il rappresentante più importante, il più qualificato dei lavoratori, perché è quello che difende e tutela il lavoratore che singolarmente non avrebbe le tutele e le forze che ha attraverso il sindacato. Quindi io da piccolo sono cresciuto quasi romanticamente con l'idea, appunto, che il sindacato è la forma più alta di espressione della capacità dei lavoratori di un dato contesto di gestirsi, di tutelarsi e di tutelarsi vicendevolmente. Ecco, non sono sicuro che un certo tipo di attenzione non puntuale nel corso degli anni sia stata espressione di questo atteggiamento di aristocratica conoscenza e tutela del lavoratore. E poi però, come dire, salvo poi accorgersi che il sistema non regge e dare la colpa, come dire, alla pagliuzza più corta. Io mi prendo anche tutte le responsabilità del mondo, quando uno dice vuoi la bici, pedala. Però si arrivano a dei risultati, si arrivano a delle situazioni attraverso un percorso cronologico che appunto non è stato una improvvisata malattia durante la notte, quindi da qualche parte le responsabilità vanno condivise, se proprio devo sottolineare. Però ribadisco, non è questo il tema è lavorare con le organizzazioni sindacali affinché i lavoratori dell'autorità di sistema portuale trovino tutela e non vengano penalizzati, sapendo che alcuni eccessi del passato non possono essere ripetuti, in alcuni casi non possono essere mantenuti. Non perché io abbia la fobia del taglio, ma perché l'aritmetica che si insegna alle elementari dice che 1 più 1 fa 2, 1 meno 1 fa 0, non è che posso andare tanto lontano. Facciamo i cavalieri, lasciamo le signore, e lei intanto nel frattempo Campogiani si prepara le 5 domande. No, 5. Abbiamo su 7. No, io non lo ricordo di aver firmato nessuna. Che io sarò breve e concisa. Ultima parte della conferenza ha detto: noi il bilancio comunque entro fine settimana lo chiudiamo. Ci servono 3 milioni e 8, se non ho capito male, e pensiamo di recuperare questi 3 milioni e 8 con probabili tagli a quei famosi ad personam. Però se arrivano lì, ecco, quello volevo capire, se arrivano i ristori quei tagli non saranno più necessari. In realtà si arriva a quei 3 milioni e 8 anche con l'aumento di alcune fasce di tasse portuali, di diritti di porto, chiedo scusa, che ci permettono di riequilibrare lo squilibrio tra entrate e uscite delle SIEG.
si arriva recuperando anche una serie di misure relative al crediti e debiti come avevamo già fatto, e poi in realtà con un'ulteriore proposta che peraltro stiamo formulando al governo nazionale in sede di legge finanziaria, cioè oltre ai decreti attuali, e in parte anche recuperando non gli ad personam perché non li posso toccare, ma la contrattazione di secondo livello. Detto questo, se come auguriamo, come speriamo, il senso di responsabilità da parte di tutti i livelli istituzionali di questo paese ci arrivano i fondi di ristoro, non avremo l'urgenza di toccare immediatamente il personale, questo ci permetterà di tenere anche insomma un po' di animi un po' più rilassati e un po' più tranquilli, e avremo un anno o più di tempo per negoziare alcuni aspetti relativi al personale, ma non più, come dire, sotto lo stress anche proprio umano di doverlo fare in poco tempo e cercando di dover tagliare in maniera orizzontale. Tagli orizzontali sono sempre latori di in qualche modo diseguaglianze o ingiustizie, perché alla fine non permettono la giusta articolazione. D'altro canto, ribadisco, 10 ad aprile, 3-9 adesso, sfido molti enti pubblici, anche locali, a riuscire a fare questo e comunque garantire l'operatività del proprio ente. Allora, io non so, Presidente, sinceramente mi hanno anche un po' imbarazzato, visto che sono argomenti che credo di aver quasi esclusivamente trattato io già dal 2015, da quando ci fu la prima ispezione ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al punto che la cosa mi ha creato anche dei problemi di carattere personale con amici che ho qui dentro, che con quegli stessi colleghi dell'ufficio stampa, che spesso ho detto ce l'hai con noi, ce l'hai con noi, io ce l'ho con loro, un discorso di carattere generale, peraltro di un ente che è pubblico. Però io volevo andare all'ottimismo, Presidente, allora, e mi rifaccio a quello che voi scrivete, avete scritto adesso e prima. Per esempio, rileggendo un attimo quello che è successo nell'ultimo anno, e lo chiedo al Segretario Generale, che forse credo sia più informato al riguardo del Presidente, sul discorso dei contenziosi. Proprio lo scorso dicembre ci fu una nota stampa dell'autorità portuale che parlava del contenzioso Fincosit, nel quale in appello alla richiesta della Fincosit per il contenzioso sulla Tarsena Traghetti, per la versione 2012-2016 se non ricordo male, avevano chiesto in una parte 50 milioni e in appello il CTU gli aveva accordato solamente, mi sembra, sui 150 mila euro. In quella circostanza, se non ricordo male, si disse che nel 2020, entro il 2021 si sarebbe perfezionato anche la seconda tranche di questo contenzioso, che è ancora più elevata, perché qua parliamo di 200 milioni di euro, quindi 50 più 200 più 50 sono quasi il totale complessivo di tutti i contenziosi che avete. Eppure lì, se non mi ricordo male, il CTU, che sarebbe il consulente tecnico d'ufficio, perché non lo sa, del tribunale, aveva stabilito una somma molto bassa. Mi chiedo che fine ha fatto quella situazione, non è ancora arrivato il giudizio in appello sulla vicenda Fincosit 2, chiamiamola così. Stiamo attendendo puntualmente. Se fosse come era. Sì, non ha un impatto sul bilancio di previsione che stiamo discutendo adesso. L'avrà nell'eventualità dovesse esserci una sentenza favorevole nel 2022. È bene tenere separate le due cose, perché noi oggi dobbiamo portare a casa e i ristori e i soldi relativi agli anni precedenti, che ci permettono di chiudere il bilancio 2022 di previsione quest'anno. Dovesse arrivare una sentenza favorevole, cosa che una volta ogni tanto non ci dispiacerebbe,
avrebbe un'azione, una ricaduta sul 2022 in prospettiva 2023, perché anche in questo caso, teniamolo sempre abbastanza chiaro, evitiamo, come dire, di generare magari anche nel decisore politico non particolarmente avvezzo alle procedure delle autorità di sistema portuale l'idea che se dovesse arrivare una sentenza favorevole, questi hanno finalmente i soldi, noi gli diamo più una lira. No, no, appunto. Il fondo non è di 200 milioni di euro, c'è mai che... No, però è sempre opportuno, come dire, tenere separate le cose, visto che fino ad oggi non abbiamo visto un centesimo, è bene che siano separate le due cose e che chiaramente dovessero arrivare sentenze particolarmente favorevoli al nostro, ai nostri interessi, interessi dello Stato, in realtà, perché noi siamo, come dire, pezzo dello Stato. Questo verrà ovviamente tenuto in debito conto, non permetterà peraltro la liberazione di cifre fantasmagoriche dal fondo rischi, però abbasserebbe il montante complessivo del rischio a cui siamo esposti, quindi diciamo in proporzione dovrebbe permetterci di coprire molto di più col fondo rischi e quindi permetterci magari anche di liberare alla bisogna qualcosina del fondo rischi. Ma l'obiettivo nostro, mio e del segretario, sarebbe quello di dover arrivare a una struttura di bilancio, quella sulla quale stiamo lavorando, sulla quale non c'è la stretta necessità di dover attingere al fondo rischi, anzi i fondo rischi dovessero esserci in queste sentenze di contenzioso monstro delle sentenze favorevoli, ci permetterebbe di allargare moltissimo il ratio da di coperto petitum, insomma, fondamentalmente questo è un po' lo schema. Però noi in questo momento gli occhi sulla palla sono sul bilancio che va portato dopodomani e quindi sull'eventualità, appunto, come vi dicevo, l'operazione, se volete, è nella sua semplicità abbastanza diretta, che è quella di fare un bilancio, appunto, particolarmente duro, sapendo che rimarrà, fra virgolette, solo sulla carta, perché da qui a dicembre dovrebbero arrivare i ristori, quindi quando quel bilancio dispiegherà i suoi effetti, cioè a partire dal 1° di gennaio, ipoteticamente, se ci fosse la necessità, il 2 di gennaio, 15 di gennaio, insomma, si fa una correzione di bilancio in entrata e si vanno a rimpinguare le voci precedentemente tagliate. Solo quelle tagliate o anche i maggiori introiti? Mi spiego, perché voi avete previsto su quei 3.800.000 euro circa che una parte, diciamo il 40%, arriva dall'aumento che sono fermi da 2 anni dei canoni e dei diritti di porto. In caso arrivassero le ristori, fermate anche quell'aumento? Io lo dico perché mi sembra un paio d'anni fa c'è una sorta di anche legittima sollevazione da parte delle organizzazioni sindacali, la signora ha usato prima, perché non volevano che venissero alzati, perché giustamente diceva il porto è meno concorrenziale, se aumentiamo le tariffe, aumentiamo i canoni di concessione. Allora le chiedo, se dovessero arrivare i ristori, i diritti di porto e i canoni di concessione aumentano ugualmente o invece rimarranno fermi? Poiché non aumentiamo tutte le voci dei diritti di porto, ma ne aumentiamo selettivamente due in linea di principio e forse limitatamente all'anno 2022, noi lo manterremmo uguale. Nulla osta che a fronte di dati reali, cioè nel 2022 le cose vanno bene, entrano i soldi, stabilizziamo la situazione, nulla vieta che per il 2023 si faccia un taglio addirittura superiore, fra virgolette, a quello che abbiamo fatto nell'aumento di quest'anno. Però io lo ribadisco, stiamo lavorando con criteri assolutamente prudenziali e quindi prima di andare a limitare le entrate o ad aumentare le uscite, io e il segretario generale ci pensiamo non una volta ma 100 volte, con la diligenza del buon padre di famiglia, del padre di famiglia rompiscatole, se posso permettermi. Perché appunto noi come amministrazione, parlo di Arriva, spesso e volentieri abbiamo confuso l'ottimismo con la realtà. Invece io voglio che, ribadisco, facciamo un'operazione di stabilizzazione e le operazioni si fanno con i soldi in tasca. Purtroppo è vero che ogni misura che va a toccare le entrate, soprattutto sotto l'aspetto dell'aumento delle tasse, può avere delle ricadute di natura recessiva.
È altrettanto vero che, appunto, come vi dicevo, noi facciamo un aumento selettivo di alcune voci, non è un aumento tout court, ed è un aumento che in ogni caso è inevitabile per la salute dell'intera macchina, e se lo è per un periodo limitato nel tempo, l'importo comunque che non ha mai smesso di funzionare. Quindi ipoteticamente è limitato questo aumento di... No, è limitato e non è trasversale a tutti i diritti di porto, ma solo ad alcune categorie, ed è limitato a coprire la carenza di entrate relativa all'anno 2022. Nulla osta, vi ribadisco, che partite bene le stagioni, con proiezioni magari al 2023 di totale stabilizzazione, addirittura di grande espansione, come ci stanno dicendo le compagnie della crociera, del traffico crocieristico e quant'altro, si possa fare un bilancio più generoso, fra virgolette, ma sempre realistico. Noi non faremo mai scommesse esagerate sul futuro, sotto il profilo delle entrate e sotto il profilo delle uscite. No, sempre lei, Campogiani. Vado? Sì. Sempre sul fronte delle entrate. Dava una guardata così ai vostri numeri nel vostro sito sull'amministrazione trasparente. Chiaramente non è una cosa da adesso, però mi è balzato agli occhi il fatto che di fronte ad un patrimonio immobiliare che è comunque consistente, però le entrate che arrivano da affitti, dalle locazioni di terreni, magazzini, sono obiettivamente bassi. Cioè, avete qualche idea riguardo per il prossimo anno, per i prossimi anni, cioè, di mettere, insomma, tra virgolette, a reddito il patrimonio immobiliare che avete? Parto prima io, poi eventualmente seguite. In realtà, mi permetto di dire, poi eventualmente, che in realtà noi, rispetto alle entrate da canoni demaniali, è una delle poche voci nelle quali noi siamo perfettamente in linea con la media nazionale. Non è che i nostri canoni demaniali sono particolarmente bassi a fronte del demanio marittimo portuale che abbiamo. Ci sono forse delle aree che non sono neanche per il momento interamente incamerate a demanio, che sono state acquistate nel corso del tempo e che non hanno ancora trovato il pieno sfruttamento e non hanno ancora generato un ritorno di investimento rispetto all'investimento fatto. Questa cosa va ovviata con l'insieme delle misure che stiamo mettendo in campo, cioè una ZLS, magari aggiungendoci qualche agevolazione anche di natura doganale sulla quale stiamo cercando di sondare l'Agenzia delle Dogane, e una serie di nuove attività economiche che possono essere portate, anche quelle relative alla greenizzazione del porto e quant'altro, possono permetterci finalmente di mettere a reddito dei cespiti immobiliari che da tanti anni sono stati acquisiti ma non valorizzati. Però sotto il profilo dell'entrata puramente da canone demaniale, le direi che è l'unica voce nella quale siamo perfettamente allineati con la media nazionale. Lo dico ringraziando anche il segretario, perché anch'io avevo avuto inizialmente l'impressione che non fosse così, e poi invece da un'analisi puntuale che abbiamo fatto sui nostri dati, sui dati del demanio, sui dati di incameramenti dei canoni, siamo abbastanza in linea col resto d'Italia. Ecco, dobbiamo mettere a regime tutte le altre, quelle non squisitamente o non del tutto o non già pienamente demanializzate. Posso? Certamente sì. Sul discorso di... Ma a quanto siamo? 4? No, 3. A 4. Sul discorso dei costi del personale. Lei dice che secondo voi... No, secondo le corti italiane, non secondo me. Secondo? Le corti del Tribunale del Lavoro italiano. Beh, non tutte. Poi ne parliamo casomai in maniera più approfondita. Lei già ha capito dove voglio arrivare. Gli assegni ad altre persone non si toccano, quindi il vostro intervento è sul contratto integrato. No, facciamo una precisazione. Musolino è arrivato a dicembre e ha sospeso 9 ad personam che erano stati erogati in limine mortis dall'amministrazione precedente. 9. Sono l'unico presidente che ha tolto degli ad personam che erano concessi. Sono riuscito a toglierli perché erano stati concessi e non già erogati. Così ho evitato il contenzioso, perché un altro degli elementi
è che io vorrei evitare di continuare ad avere soldi da mettere a riserva nel contenzioso, sennò diventa lavoro di... No, per essere puntuali, 9 li abbiamo tolti di mezzo, fatalità, appunto, no, su 100... Gli ultimi 9. E che devo fare? Sono arrivato a dicembre, se arrivavo a gennaio ne toglievo altri. No, questa storia parte dal 2015, io ho detto dall'ispezione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del dottor Lorenzo, per cui... No, quindi l'intervento è sul contratto interativo, insomma, sulla contrattazione di secondo livello. Una domanda che mi faccio, ma sicuramente penso che, visto che parliamo di 2 milioni di euro, l'avete esaminato, avete fatto chiaramente uno screening delle anzianità retributive del vostro personale, perché così è a occhio, conoscendoci un po' tutti, presumo che da qui al 2022-2023 ci sarà un'uscita di personale per pensionamento, o no? E ci dovrebbe essere un risparmio, vedo che il segretario mi dice di sì, ci dovrebbe essere un consistente risparmio, visto no, che consistente alcune sono posizioni radicali. Consistente no. Consistente no, ma c'è un normale fuoriuscita dal lavoro in media, però con le fuoriuscite che ci sono state negli ultimi almeno 3 anni, quindi diciamo la media dei trattamenti in quiescenza che ci sarà nel prossimo anno 2022, è circa la media degli anni precedenti. Ed inoltre importante sarà diciamo la comprensione nostra di quello che sarà lo scalone pensionistico oggi in discussione al governo, quindi anche questa previsione dell'anno 2022 almeno in due ipotesi vale molto quello che sarà deciso ora a livello governativo, quindi anche queste sono stime che diciamo possono essere previste, magari chieste anche con interventi, che ne so, alla regione eccetera, interventi di sostegno, di incentivo insomma al pensionamento del personale, o non ci avete pensato? No, ci abbiamo pensato, ma non abbiamo i soldi. Il 17-15 no, no. Allora noi possiamo farlo attingendo all'articolo 17,15 bis, che prevede al suo interno che fino al 15% delle tasse sulle merci generate possono essere destinate alla formazione e all'incentivazione all'esodo di lavoratori, fondamentalmente autorità di sistema portuale e o CPC in questo caso specifico. Non abbiamo la capienza a bilancio, anche in questo caso tutta una serie di cose che sarebbero possibili fare in condizioni normali a noi sono in questo momento precluse, anche forme di ripensamento della compagine dirigenziale sono in questo momento precluse, perché non abbiamo i fondi sufficienti per attivare alcune operazioni, diciamo, negoziate, che appunto ci evitino di finire ulteriormente con ulteriore contenzioso, che è quello che non vorrei. E quindi anche in questo caso ci sono una serie di azioni che teoricamente potrebbero essere lì se avessimo i fondi a disposizione. Non avendoli in questo momento si chiude, cioè teoricamente sono lì ma praticamente non sono disponibili, però non è che non ci abbiamo pensato, le abbiamo pensate tutte, però per fare alcune operazioni c'è bisogno dell'argento. Comunque non licenziate nessuno? Non licenziamo nessuno nell'immediato. Chi l'ha detto? Io ho licenziato dei dirigenti a Venezia, non vedo dove è il problema. Chi l'ha detto? Non è precluso da nessuna norma. Sì, ha appena detto che poi se aprono dei contenziosi che non vengono se non possiamo farlo in fase più. Se non possiamo farlo in fase negoziata, esiste anche una fase negoziata prevista dal contratto di Feder Manager che si applica ai dirigenti di tutta la città portuale. Ah, i dirigenti, anche noi pensavo personale in generale. No. Una. Veloce. L'ho staccato dopo. Una è aperta, è troppo. Questa è domani il 26 ottobre. Non è una domanda relativa al bilancio. No, allora gliela faccio relativa al bilancio. No, allora gliela faccio la domanda relativa. L'ultima relativa al bilancio. Lei parlava dei container prima. Penso che mi darà atto che il primo a parlare della RIF sono stato io a Civita Vecchia, e quindi io ho anche ribadito. Il primo che ha parlato della RIF concretamente con la RIF ero io molto prima che lei sapesse che esistevano. Aveva pazienza, se no. Se la città l'ha saputo, ha saputo da lui. Ma se la città li ha avuti, l'ha avuti perché noi ci abbiamo lavorato. Come abbiamo scritto che la cosa sta andando bene. Però io avrei piacere di avere i dati dei primi 9 mesi del 2021, perché
complessivamente, al di là dell'esperienza RIF, il traffico dei contenitori comunque continua ad essere insufficiente, nonostante la RIF, nonostante il giusto battage che avete dato al discorso dei fondali che possono ospitare le navi mega navi porta container. Questo è un problema che dov'è, sono possibili altri RIF? Allora, sono come vi dicevo, tutte le azioni che noi stiamo mettendo in campo sulla diversificazione dell'arrivo delle merci hanno come minimo un orizzonte temporale triennale, come minimo. Non abbiamo potuto spendere un centesimo in promozione quest'anno, non abbiamo potuto fare, a parte che c'era il COVID, ma non abbiamo potuto pensare a una fiera, non abbiamo potuto pensare a mirare ad alcuni mercati, non abbiamo potuto pensare a missioni specifiche con alcuni mercati o in alcuni settori o con alcune categorie di spedizionieri piuttosto che di cargo vero e proprietari di merce vera e propria. Quindi non abbiamo potuto neanche fare quel lavoro minimo di lancio o di rilancio che va nella direzione della diversificazione. È chiaro che non succede da solo e non succede nell'arco di una notte. Noi abbiamo bisogno, le ribadisco, vuoto il pieno di almeno 3 anni di lavoro che ci permetta di fare costantemente, rosicchiando, un lavoro sulle merci, soprattutto sui contenitori, ma anche sulle merci varie e sul project. Non è un qualcosa che succede dal giorno alla notte, però aver cominciato a dare il segnale concreto che il contenitore si può fare, che si può fare in certe condizioni, che si può fare con una serie di ulteriori soggetti tra quelli storicamente presenti in questo porto, è un buon segnale, ribadisco, tenuto conto del fatto che da 10 mesi a questa parte io sono arrivato e buona parte del mio tempo lo passo a cercare di far tornare i conti col pallottoliere, invece di poter fare quel lavoro anche di promozione, sviluppo e comunicazione del sistema portuale, che sarebbe quello che, fra virgolette, è anche più appagante e che va nella sua direzione. Lo possiamo dire fra 2 anni, se stiamo facendo un lavoro, come dire, puntuale, fatto bene o meno. Tenga conto poi che nell'arco dei prossimi 2 anni, quando si sgraneranno una serie dei problemi relativi alla congestione portuale, agli effetti o ai lunghi effetti del post-Covid e a una normalizzazione sul mercato dei noli, non solo contenitori ma in generale, potremmo avere più chiaro il quadro di quello che può essere il futuro dei mercati nei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Quindi oggi stiamo lavorando per costruire le condizioni, dopodiché per arrivare effettivamente ad avere dati puntuali e ad avere dei segnali positivi ci vuole più lavoro e soprattutto ci vuole anche un mercato un po' più normale, perché in questo momento è un mercato che a dir poco folle, insomma con la cifra sui noli, con le merci bloccate, con gli approvvigionamenti bloccati, con una contrazione incredibile di importazione e esportazione delle materie prime, cioè siamo in una situazione particolarmente complessa. Grazie mille, segretario generale. Grazie. Basta. Ite missa est.